Dopo 3 anni è tornata sotto il tendone la Fiera Franca dei bambini e dei ragazzi. Di che cosa si tratta? Si tratta di un bel momento, soprattutto per stare insieme, e sono molto contenta che si sia ripristinato. Come vedete c'è già una bellissima risposta, abbiamo appena iniziato, i bambini sono contenti, così facendo socializzano, scambiano i propri giochi in una sorta di baratto, ma è una piccola vendita, insignificante a livello di valore, ma per loro importante, perché comunque si portano a casa sempre degli oggettivi nuovi, per cui il discorso del dono, del regalo, viene sempre mantenuto. E anche per i genitori penso che sia una grande occasione, perché appunto di solito quando si fanno degli acquisti per i figli sono sempre molto onerosi, e in questo caso invece con poco riescono a sbrigarsela. È anche importante perché questo gli permette di essere dei piccoli imprenditori, quindi di avere anche un po' il senso del danaro, no? Quindi della responsabilità. E oltre questo è importante perché in ogni festa che noi festeggiamo vogliamo che ci sia un spazio dedicato a loro. Qui ci sono bambini dai 3 ai 16 anni. Bambini dai 3 ai 16 anni, non è necessaria la prenotazione, chi prima arriva meglio alloggia, perché naturalmente lo spazio è grande, ci sono 36 postazioni a disposizione, e in una bancarella possono stare anche più bambini, come sta già succedendo, possono portare quello che vogliono, anche oggetti creativi fatti all'ultimo minuto, oppure anche oggetti legati proprio all'ambiente, quindi per ristabilire un po' tutto quello che è l'equilibrio e sensibilizzare su tematiche attuali ed importanti. Ho portato dei giochi che oramai non ci gioco più, che sono diventata troppo grande e non ci gioco. Quindi li vuoi scambiare con altri bambini? Sì. Hai già visto che cosa c'è di bello qua in giro? Un pochino sì. Hai già venduto qualcosa? No, magari dopo si scatena la gente e vendo. Tu come ti chiami? Io mi chiamo Tullio Serafini. Sei di Fano? Sì. Ascolta, oggi che cosa hai portato qua nella tua bancarella? Ho comprato tutti i miei vecchi giochi. Che non usavi più? Sì, e con i soldi ne compro altri nuovi che mi piacciono di più. E invece i vostri figli che cosa hanno portato qua? Hanno portato un po' di oggetti, giochi, sia realizzati da loro che giochi che non ci giocavano più a casa. Io sono venuta sia con mia figlia che con i miei nipoti, figli di mia sorella, ma alla fine è un divertimento anche per noi, perché mamme, sì, è un'occasione per rivedersi e quindi per far due chiacchiere mentre i bimbi giocano e socializzano con gli altri. E poi svuotiamo anche le camerette dei bambini, che non è una cosa da poco. Tu come ti chiami? Io Elisa. Tu? Io Carlotta. Cosa avete scambiato oggi qua? Io ho 2 bancarelle, una qui e una laggiù, che gestisco con i miei cugini. E tu invece? Io invece sono qui da sola con mia mamma e ancora niente, però... Ma che oggetti hai portato? Hai realizzato tu qualcosa? Ho portato dei libri, dei peluche, dei puzzle, cose che adesso ancora non uso più. Tu invece, ho visto che sono dei braccialetti anche? Sì. Li fatti tu? Sì, tutto io. Poi che cosa hai realizzato oltre i braccialetti? Le collane, e anche di là ci sono un po' di collane. C'è anche il cubo di Rubik. Buona fiera!